Quindi anche lei è qua oggi per raccontare quanto è accaduto, anche lei insomma vittima delle attenzioni del suo stesso professore quando era al liceo Gioia. Sì, noi abbiamo avuto una relazione da quando io avevo 15 anni fino a quando è stato arrestato. Ah, quindi aveva una relazione contemporanea anche quella con l'altra ragazza, quindi. Non lo sapevo, ma l'ho scoperto. Com'era nata la situazione? In aula mi faceva complimenti, battute. La buttava molto sulla sfida, battute sul fatto che le donne non siano portate per l'informatica, invece io volevo dimostrargli che non era così, e da lì mi chiedeva di essere accompagnata a casa in macchina, e da lì poi è nata una relazione d'amore perché io ho amato questa persona per tutti questi anni. Mi sono ritrovata nelle foto che avevate pubblicato qualche tempo fa, della ragazza che aspettava il professore in strada, perché anche io dovevo far così e appena arrivava salivo in macchina dietro. E poi da lì ci appartavamo in posti periferici rispetto alla città. Lui cosa le diceva? Si dichiarava innamorato? Prometteva qualcosa? Non mi ha mai promesso voti, infatti le due storie diciamo differiscono per questo particolare perché io non ho mai avuto in cambio niente, o comunque il rapporto non è mai stato basato su scambi, ma su amore reciproco, per cui lui mi diceva di amarmi, diceva che il nostro rapporto era speciale, che eravamo unici e che come noi non ci si poteva amare, tanto era l'amore che provavamo l'uno per l'altro. La differenza d'età però era molta e lei sapeva che comunque lui era sposato, come insomma faceva conciliare queste cose? Per quanto riguarda la moglie, lui mi diceva di essere separato in casa, di non avere alcun tipo di rapporto con la moglie, di rimanere in casa solo ed esclusivamente per essere un buon padre e per curare i suoi figli. In tutto questo tempo non si era mai confidata con nessuno, nessuno sapeva di questa relazione. No, ho mantenuto il segreto per tutto questo tempo. Era un segreto imposto che chiedeva lui assolutamente, era più una scelta sua. Beh, finché ero al liceo Gioia, comunque mi rendevo conto che anche per il mio bene era giusto tenerlo segreto. Dopodiché io speravo in un futuro, speravo di uscire allo scoperto e lui mi aveva detto che saremmo usciti allo scoperto. Se non poi si è tirato indietro quando dovevamo di fatto dichiarare tutto. Lui negli anni ha completamente avuto la mia piena e totale fiducia. Io mi fidavo ciecamente di lui e lui diceva di fidarsi ciecamente di me. E anzi, se io mai mettevo in discussione i rapporti, i suoi atteggiamenti, lui mi faceva sentire in colpa perché li avevo messi in discussione e perché dubitavo della sua fedeltà. Come ha reagito quindi quando ha scoperto invece, quando è saltata fuori tutta la faccenda, che il professore aveva una relazione con un'altra studentessa di 14 anni? Quando c'è stata la conferenza stampa, in cui appunto si spiegavano mano a mano i dettagli, la consapevolezza si è fatta proprio più presente in me e io sono morta in quel momento. Mi è completamente crollato il mondo addosso perché mi sono resa conto di aver amato per anni e anni una persona che non è mai esistita in realtà, che è esistita solo nella mia testa, perché la persona che viene descritta non è la persona che io ho avuto accanto e che ho amato. Pensavo mi amasse. Questa l'ha convinta poi a venire dalla polizia a partecipare insomma all'indagine. Sì, aver visto le immagini, aver saputo che un'altra ragazza poteva fare la mia stessa fine, mi ha spinto a parlare e a raccontare la mia storia alla polizia.